Sulla depurazione ho cominciato a lavorare dal mio insediamento, quest'anno vorremmo fare ancora di più dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo messo in efficienza i depuratori che non funzionavano, quest'anno abbiamo svolto nei mesi passati una ulteriore ricognizione, abbiamo individuato tutte le attività che i comuni devono svolgere, le abbiamo finanziate, oggi diremo ai comuni quali attività devono svolgere e daremo loro il finanziamento, anzi lo abbiamo già dato, per realizzare queste attività appunto entro il 20 di giugno. C'è però da fare un altro pezzo, sono riuscito a far modificare la legge nazionale che oggi ci dà la possibilità di monitorare l'attività dei autospurgo. Nella nostra regione ci sono decine di migliaia di pozzi neri perché ci sono tanti agglomerati urbani che non sono collettati. Eppure i dati sullo smaltimento dei reflui sono tali da ritenere che la nostra regione sia quasi tutta collettata. Evidentemente qualcosa non funziona. Quindi attiveremo i controlli da parte dell'ARPACAL, chiederemo ai carabinieri di darci una mano per verificare come vengono smaltiti i reflui nei pozzi neri. Stabiliremo qui all'interno della cittadella una sala di intelligence come abbiamo fatto con i droni. Metteremo delle persone che vigileranno sull'attività degli autospurgo che dovranno essere dotati di GPS. Il tema però non è solo quello degli autospurgo, il tema però è convincere i cittadini che il problema della depurazione appartiene a tutti ed è nella responsabilità di tutti. Quando si deve smaltire ciò che è contenuto in una vasca settica bisogna farlo lecitamente, anche se costa di più, perché è un investimento, perché il mare è una risorsa di sviluppo per la nostra regione e non possiamo consentirci che il mare sia in alcuni tratti inquinato. La Calabria è un mare straordinario, però ci sono alcuni tratti che hanno dei problemi per effetto del mancato collettamento nei decenni passati. Innanzitutto abbiamo cercato di riportare a un tema di ordinaria amministrazione questa attività. Abbiamo effettuato una ricognizione sul territorio, anche della nostra capacità di fuoco in termini di gestione e smaltimento dei rifiuti, abbiamo avviato la pulizia dei corsi d'acqua, abbiamo soprattutto trovato le fonti di finanziamento tramite economie ed efficienze di bilancio, in maniera tale da dare una possibilità di intervento immediato ai comuni. Abbiamo identificato vari interventi infrastrutturali di ampliamento e di efficientamento delle nostre strutture che verranno completati in una regia che coinvolge anche i comuni entro la prima metà del mese di giugno. Ci saranno anche dei laboratori mobili, dei mezzi a supporto anche per la pulizia delle acque, laboratori mobili che saranno in grado di verificare la qualità delle acque per segnalare eventuali criticità, e poi abbiamo, grazie a un intervento normativo, la possibilità di monitorare l'operatività degli autospurghi, anche perché, come loro sanno, in Calabria ci sono molte aree non collettate, quindi c'è una presenza di sistemi di scarico che passano attraverso vasche settiche e IMOF, e quindi è opportuno seguire bene l'operatività sul territorio. E su questo anche ci sono stati importanti attività, faremo una nuova regolamentazione, una regolamentazione di vigilanza preventiva funzionale a effettuare una ricognizione delle autorizzazioni comunali e provinciali, e poi una vigilanza anche repressiva che sarà in grado di verificare e avviare a eventuale sanzione comportamenti irregolari. Gli interventi sostanzialmente sulla scia di ciò che abbiamo fatto lo scorso anno, abbiamo fatto le valutazioni puntuali su tutta la fascia costiera da Tortora al Mesi, ma in più quest'anno abbiamo aggiunto anche altre aree importanti come la parte del Catanzarese e del Regino. In questo contesto abbiamo valutato quali sono gli interventi necessari per poter risolvere criticità puntuali. In virtù di ciò abbiamo fatto una programmazione di circa 10 milioni di euro che pensiamo di portare come opere finite entro il
prossimo mese di luglio per consentire una maggiore pulizia del mare e soprattutto mettere le condizioni comuni ad avere depuratori performanti e impianti di sollevamento perfettamente funzionanti. Sono 46 comuni coinvolti di tutta la fascia terrena cosentina, catanzarese, regina e vibonese. Quest'anno quindi è un secondo step degli interventi che lo scorso anno non siamo riusciti a completare per motivi ovviamente legati ai tempi e alle procedure previste nel regolamento sui lavori pubblici. Quindi noi sulla scorta di ciò che abbiamo fatto lo scorso anno abbiamo fatto un secondo step che ci consente di mettere in sicurezza gli impianti di sollevamento e quindi rendendole maggiormente performanti e perfettamente funzionanti. Noi abbiamo speso 6 milioni lo scorso anno e 10 li spendiamo quest'anno, quindi sono 16 milioni di euro che concentriamo su interventi prioritari. Considerate che noi su questi stessi comuni abbiamo già fatto anche una programmazione di interventi strutturali finanziati con una precedente delibera 79 e con un'altra programmazione della legge 34, quindi noi abbiamo interventi strutturali già dati ai comuni con convenzione fatta e interventi puntuali che consentono di risolvere criticità ben individuate, quindi abbiamo una programmazione abbastanza ampia sui territori.